Vabbè. Ok, già che siete qui parliamo di questo argomento. Che allora, premetto, di solito mi pongo il problema di sintetizzare o semplificare o schematizzare o trasporre e ridurre degli elementi logici che hanno un determinato livello di logica e che richiedono a volte un background di un certo tipo, quindi sotto il profilo di informazioni. So, banalmente, se una persona parla di primo chakra oppure parla di dimensione astrale oppure parla di inserisce parole di questo tipo, dice lunghezza d'onda, bisogna capire quanti intendono questa cosa e come la intendono. Nella comunicazione avviene questo di solito. Allora, mettiamo che qua ci sia l'inconscio. C'è l'inconscio. Facciamo questa cosa. I colori lo facciamo. E c'è il soggetto A e il soggetto B. Il soggetto A, questa è la soglia liminare, la soglia tra inconscio e conscio. In realtà non è uguale per tutti. Innanzitutto è interessante chiedersi perché abbiamo l'inconscio. Il controllo tanto qua si svolge. Perché abbiamo l'inconscio? Secondo la gnosi, l'inconscio è un'esigenza funzionale della macchina umana, funzionale per come è strutturata. Per dirla in altri termini, esistono alcuni psicologi che lavorano sui sogni e sul sonno, in particolare quelli che si preoccupano di curare malattie del sonno come l'insonnia, che nelle varie sperimentazioni che hanno fatto sono arrivati per esempio a formulare l'ipotesi che il sogno sia una specie di bidone della spazzatura. C'è stima della carta straccia, avete visto, o meglio. Cioè, come se in un ufficio noi abbiamo una scrivania con una serie di fogli che ci arrivano sulla scrivania, alcuni di questi fogli li teniamo ben in vista, alcuni finiscono magari in una pila un po' confusa, altri diciamo, vabbè, doppio, oppure non so che cosa sia, non ne frega niente, una pubblicità, insomma, che crack, boom, dentro il cestino. E chi opera questo? L'impiegato. E lo fa in funzione dei suoi ruoli lavorativi. Chiaramente non so se io il mio scopo è vendere le sigarette, allora ho tutte le mie menate su quali sono le normative, su quali sono gli amici, i nemici commerciali, i partner, quali sono le forme mentali del pubblico bersaglio, tutti questi discorsi che può fare un impiegato di marketing che deve vendere le sigarette. Gli arriva il volantino della cena di Mario, per esempio, che organizza sabato la cena vegana, e l'impiegato in quel momento gli frega tu questa cena vegana e quindi fa l'altro e lo butta, perché non è direttamente collegabile allo scopo che ha, che è uno scopo di